Ti saluto, o favorita dalla grazia. Il Signore è teco, benedetta sei tu fra le donne. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, tu concepirai e partorirai un figlio, e tu gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figliuol dell'Altissimo. E il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. Come avverrà questo? Poiché non conosco uomo. Lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò ancora il santo bambino che nascerà sarà chiamato figliuolo di Dio. Ed ecco, Elisabetta tua parente ha concepito anche lei un figliuolo nella sua vecchiaia e questo è il sesto mese per lei, che era chiamata sterile. Poiché nessuna parola di Dio è inefficace. Io sono l'ancella del Signore. Siami fatto secondo la tua parola. La pace sia con te, cara cugina. Che tu sia forte e benedetta. Benedetta sei tu fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno. E come mai mi è dato che la madre del mio Signore venga da me? Poiché, ecco, non appena la voce del tuo saluto mi è giunta agli orecchi, il bambino mi è per giubilo balzato nel seno.
L'anima mia magnifica il Signore. E lo spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore. Poiché Egli ha riguardato alla bassezza della sua ancella. Poiché ecco, d'ora innanzi, tutte le età chiameranno a me beata. Poiché il Potente mi ha fatto grandi cose. Santo è il suo nome. E la sua misericordia è d'età in età per tutti quelli che lo temono. Egli ha operato potentemente col suo braccio. Ha disperso quelli che erano superbi nei pensieri del cuor loro. Ha tratto giù dai troni i potenti. E ha innalzato i più umili. Egli ha ricolmato di beni i famelici. E a vuoto ha rimandati i ricchi. Ha soccorso Israele, suo servitore, ricordandosi della misericordia di cui aveva parlato ai nostri padri, verso Abramo e verso la sua progenie, in perpetuo. Dio nostro e Dio dei nostri padri, hai dato questo bambino a suo padre e a sua madre. Permetti che il suo nome in Israele sia Zaccaria, figlio di Zaccaria. No! No, non è così. Sarà chiamato Giovanni. Ma perché nessuno dei tuoi parenti porta questo nome? Il suo nome è Giovanni. Benedetto sia il Signore, l'Iddio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo e ci ha suscitato un potente Salvatore nella casa del suo servitore Davide, come aveva promesso ab antico per bocca dei suoi profeti, uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano. Egli usa così misericordia verso i nostri padri e si ricorda del suo santo patto, del giuramento che fece ad Abramo nostro padre, al fine di concederci che, liberati dalla mano dei nostri nemici, gli servissimo senza paura, in santità e giustizia nel suo cospetto, tutti i giorni della nostra vita. E tu, piccolo fanciullo, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai davanti alla faccia del Signore per preparare le sue vie, per dare conoscenza della salvezza al suo popolo, mediante la remissione dei loro peccati, tramite la misericordia del nostro Dio, per le quali
l'aurora dall'alto ci visiterà per risplendere su quelli che giacciono in tenebre e ombra di morte, per guidare i nostri passi verso la via della pace. Non temete, perché ecco, io reco a voi il buon annunzio di una grande allegrezza che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, v'è nato un Salvatore, che è Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno. Troverete un bambino fasciato e coricato in una mangiatoia.
Oh mio signore, lascia andare in pace il tuo servo secondo la tua parola, poiché gli occhi miei han veduto la tua salvezza che hai preparata dinanzi a tutti i popoli, per essere luce da illuminare i gentili e gloria del tuo popolo Israele. Ecco, questi è posto a caduta e a rialzamento di molti in Israele. E a te stessa una spada trapasserà l'anima, affinché i pensieri di molti cuori siano rivelati.
Ecco, io vi mando Elia, il profeta, prima che venga il giorno dell'Eterno, giorno grande e spaventevole. Egli ricondurrà il cuore dei padri verso i figliuoli e il cuore dei figliuoli verso i padri. Ond'io venendo non colpisca il paese di sterminio. Figliuolo, perché ci hai fatto così? Ecco, noi ti cercavamo stando in gran pena. Perché mi cercavate? Non sapevate che io dovevo essere nella casa del padre mio? Io ti battezzo, avendo autorità da Dio Onnipotente, a testimonianza che sei entrato in un'alleanza per servirlo. Io ti battezzo avendo autorità da Dio Onnipotente, a testimonianza che sei entrato in un'alleanza per servirlo. Sono io che ho bisogno d'essere battezzato da te. E tu vieni a me. Lascia fare, per ora. Poiché conviene che noi adempiamo così ogni giustizia. Sì, Giovanni. Io ti battezzo, avendo autorità da Dio Onnipotente, a testimonianza che sei entrato in un'alleanza per servirlo. Questo è il mio diletto figliolo, nel quale mi sono compiaciuto.
Non abbiamo più vino. Dobbiamo parlare con mio figlio. Tua madre sta venendo a parlarti. Non han più vino. Che vuoi che io faccia per te? Ed io lo farò. Poiché l'ora mia non è ancora venuta. Vedete di fare tutto quello che lui vi dirà. Radunate le anfore e riempitele. Riempirle? Con l'acqua. Portane al maestro di tavola. Questo è il primo banchetto nuziale a cui partecipo, in cui il vino migliore è stato serbato per la fine. Della casa del padre mio non fatene voi una casa di mercato. Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio. Perché nessuno può fare tutti questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. In verità io ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel seno di sua madre e nascere? In verità, io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito,
non può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne. E quel che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se t'ho detto bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole. E tu ne odi il rumore, ma non sai né d'onde viene, né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Come possono avvenire queste cose? Tu sei il dottor di Israele e non sai queste cose. In verità, io ti dico che noi parliamo di quel che sappiamo e testimoniamo di quel che abbiamo veduto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose celesti? Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figliuol dell'uomo che è nel cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figliuol dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non muoia e abbia vita eterna. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato il suo figliuolo nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato. Chi non crede in lui è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figliuol di Dio. E il giudizio è questo, che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere sono malvagie. Poiché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non siano riprovate. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le opere sue siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Dammi da bere. Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazioni coi samaritani. Se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è che ti dice dammi da bere?
Tu stessa gliene avresti chiesto. Ed egli t'avrebbe dato dell'acqua viva. Signore, tu non hai nulla per attingere. Il pozzo è profondo. Donde hai dunque tu cotest'acqua viva? Sei più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci dette questo pozzo e ne bevve egli stesso coi suoi figliuoli e il suo bestiame? Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo. Ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. L'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Signore, dammi di cotest'acqua, affinché io non abbia più sete e non venga più qua ad attingere. Ora va a chiamar tuo marito e vieni qua. Non ho marito io. Hai detto bene, non ho marito. Perché hai avuto 5 mariti. E quello che hai ora non è tuo marito. E in questo hai detto il vero. Signore, io vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. E voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. Donna, io ti dico, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete. Noi adoriamo quel che conosciamo e la salvazione viene da Giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità. Poiché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. Il Dio è spirito. E quelli che l'adorano, bisogna che l'adorino in spirito e verità. Io so che il Messia chiamato Cristo ha ancora da venire. E quando sarà venuto ci annunzierà ogni cosa. Io che ti parlo, son d'esso. Venite dietro a me, e io vi farò pescatori di uomini. Seguitemi. E io farò di voi dei pescatori di uomini.
Lasciatela stare! Che bello è fra noi e te! O Gesù Nazareno! Sei tu venuto per perderci? Io so chi tu sei. Santo di Dio! Ammutolisci! Ed esci da quest'uomo! Ve'amech kulam tzadikim le'olam yirshu aretz netzer mata'o ma'aser yadai lehitpa'er hakiton m'yiye ha'elef ve'hatzair l'goy atzum ani Adonai bita Achishena. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo Egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri. Egli mi ha mandato a confortare gli infelici. Mi ha mandato a bandir liberazione ai prigionieri e dai ciechi recupero della vista. A rimettere in libertà gli oppressi e a predicare l'anno accettevole del Signore. Oggi si è adempiuta questa scrittura e voi l'udite. Non è costui il figlio di Giuseppe? Certo, voi mi citerete. Fa anche qui nella tua patria quello che abbiamo udito essere avvenuto in Capernaum. In verità vi dico che nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, vi dico in verità. Ai dì di Elia c'erano molte vedove in Israele, eppure a nessuna di esse fu mandato Elia, ma fu mandato a una vedova in Sarepta di Sidon, e c'erano molti lebbrosi in Israele, eppure nessuno di loro fu mandato, ma lo fu Naaman, il Siro. Vi mando a radunare le mie pecore. Non andate fra i gentili e non entrate in alcuna città dei samaritani, ma andate piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. E andando predicate e dite: il regno dei cieli è vicino. Simone di Giona, per l'autorità del santo sacerdozio che detengo. Maestro, ti prego,
la mia figlioletta. Sanate gli infermi, risuscitate i morti, mondate i lebbrosi, cacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non fate provisione né d'oro, né d'argento, né di rame nelle vostre cinture, né di sacca da viaggio, né di due tuniche, né di calzari, né di bastone, anche perché l'operaio è degno del suo nutrimento. Ora, in qualunque città o villaggio sarete entrati, informatevi chi sia ivi degno e dimorate da lui finché partiate. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che fanno cordoglio, perché essi saranno consolati. Beati i mansueti, perché essi erederanno la terra. Beati quelli che sono affamati ed assetati della giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno il Dio. Beati quelli che s'adoperano alla pace, perché essi saranno chiamati figliuoli di Dio. Beati i perseguitati per cagion di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando v'oltraggeranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per cagion mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Voi siete il sale della terra. Ora, se il sale diviene insipido, con che lo si salerà? Non è davvero più buono a nulla, vi dico, se non ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. E non si accende una lampada per poterla mettere sotto il moggio. Anzi, la si mette sul candeliere e fa lume a quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce dinanzi agli uomini, perché veggano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per compire. Poiché io vi dico che finché non siano passati il cielo e la terra, neppure un iota o un apice della legge passerà che tutto non sia adempiuto. Voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente. Che ve ne pare? È colpevole, a morte. A morte, sì, a morte. È colpevole. Ma io vi dico, non contrastate al malvagio. Anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. E a chi vuol litigare teco e toglierti la tunica, lasciagli anche il mantello. E se uno ti vuol costringere a far seco un miglio, tu fanne con lui due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un imprestito, non voltar le spalle. Voi tutti avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici. Fate del bene a quelli che vi odiano. Benedite quelli che vi maledicono. Pregate per quelli che v'oltraggiano, affinché siate figliuoli del Padre vostro che è nei cieli. Poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete voi? Non fanno anche i pubblicani lo stesso? E se fate accoglienze soltanto ai vostri fratelli, che fate di singolare? Voi dunque siate perfetti, com'è perfetto il Padre vostro celeste. Guardatevi dal praticare la vostra giustizia nel cospetto degli uomini per essere osservati da loro. Non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando fai limosina, non far suonare la tromba dinanzi a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere onorati dagli uomini.
Io vi dico che cotesto è il premio che ne hanno. E quando pregate, non siate come gli ipocriti che amano fare orazione stando in piedi nelle sinagoghe e ai canti delle piazze per essere veduti dagli uomini. Io vi dico in verità che cotesto è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e serrato nell'uscio, fa orazione al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto vedrà e te ne darà ricompensa. E nel pregare non usate soverchie dicerie come fanno i pagani, i quali pensano d'essere esauditi per la moltitudine delle loro parole. Non li rassomigliate dunque, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, anche in terra, come fatta nel cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché a te appartengono il regno, il potere e la gloria per sempre. Amen. Non vi fate tesori sulla terra, voi, ove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri sconficcano e rubano. Ma fatevi tesori in cielo, ove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non sconficcano né rubano. Perché dov'è il tuo tesoro, quivi sarà anche il tuo cuore. Non giudicate a ciò che non siate giudicati, perché col giudizio col quale giudicate sarete giudicati. E con la misura onde misurate sarà misurato a voi. E perché guardi tu il bruscolo che è nell'occhio del tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? Come potrai tu dire al tuo fratello: lascia che io ti tragga dall'occhio il bruscolo, mentre ecco la trave è nell'occhio tuo? Ipocrita, prima trai dall'occhio tuo la trave e allora ci vedrai bene per trarre il bruscolo dall'occhio del tuo fratello. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi picchia. E qual è l'uomo fra voi il quale, se il figliuolo gli chiede un pane, gli dia una pietra? Oppure se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Se dunque voi che siete malvagi sapete dar buoni doni ai vostri figliuoli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà egli cose buone a coloro che gliele domandano. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge ed i profeti. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che mena alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta è invece la porta ed angusta la via che mena alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Voi li riconoscerete dai loro frutti. Si colgono forse delle uve dalle spine o dei fichi dai triboli? Un albero buono non può far frutti cattivi, né un albero cattivo far frutti buoni. E ogni albero che non fa buon frutto viene tagliato e poi gettato nel fuoco. Voi li riconoscerete dunque dai loro frutti. Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatte in nome tuo molte opere potenti? E allora dichiarerò loro:
io non vi conobbi mai. Dipartitevi da me, operatori di iniquità. Perciò, chiunque ode tutte queste mie parole e le mette in pratica, sarà paragonato a un uomo avveduto che ha edificata la sua casa sopra la roccia. E la pioggia è caduta e sono venuti i torrenti e i venti hanno soffiato e investito quella casa, ma non è caduta perché è fondata sulla roccia. E chiunque ode tutte queste mie parole e non le mette in pratica, sarà paragonato a un uomo stolto che ha edificata la sua casa sull'arena. E la pioggia è caduta. Sono venuti i torrenti. I venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa. Ed ella è caduta, e la sua ruina è stata grande. Voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico, non contrastate al malvagio. Figliuolo, i tuoi peccati ti sono rimessi. Perché parla costui in questa maniera? Egli bestemmia. Chi può rimettere i peccati se non un solo, cioè Dio? Perché fate cotesti ragionamenti nei vostri cuori? Che è più agevole dire al paralitico «I tuoi peccati ti sono rimessi» oppure dirgli «Levati, togli il tuo lettuccio e cammina». Ora, affinché sappiate che il figliuol dell'uomo ha potestà in terra di rimettere i peccati, io te lo dico, levati, togli il tuo lettuccio e vattene a casa tua. Il seminatore uscì a seminare e mentre seminava una parte del seme cadde lungo la strada. Gli uccelli vennero e la mangiarono. E un'altra cadde nei luoghi rocciosi ove non aveva molta terra e subito spuntò perché non aveva terreno profondo. Ma levatosi il sole fu riarsa e perché non aveva radice si seccò. E un'altra cadde sulle spine e le spine crebbero e l'affogarono. E un'altra cadde nella buona terra e portò frutto, dando qual 100, qual 60, qual 30 per uno. Chi ha orecchi da udire, oda. Perché parli loro in parabole? Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha. Perciò parlo loro in parabole,
perché vedendo non vedono e udendo non odono e non intendono. E s'adempie in loro la profezia di Isaia che dice: udrete coi vostri orecchi e non intenderete, guarderete coi vostri occhi e non vedrete. Perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile. Sono divenuti duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi, che talora non veggano con gli occhi e non odano con gli orecchi e non intendano col cuore e non si convertano. Ed Dio non li guarisca. Beati gli occhi vostri, perché veggono. Ed i vostri orecchi, perché odono. Poiché in verità io vi dico che molti profeti e uomini giusti desiderarono di vedere quelle cose che voi vedete, e non le videro. E di udire quelle cose che voi udite e non le udirono. Ascoltate che cosa significhi la parabola del seminatore. Tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la intende, viene il maligno e porta via tutto quel che è stato seminato nel cuore di lui. Questi è colui che ha ricevuto la semenza lungo la strada. E quegli che ha ricevuto la semenza in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con allegrezza, però non ha radice in sé, ma è di corta durata. E quando venga tribolazione o persecuzione a cagion della parola, è subito scandalizzato. E quegli che ha ricevuto la semenza fra le spine è colui che ode la parola. Poi le cure mondane e l'inganno delle ricchezze affogano la parola. E così riesce infruttuosa. Ma quei che ha ricevuto la semenza in buona terra è colui che ode la parola e l'intende, che porta del frutto e rende l'uno il 100, l'altro il 60 e l'altro il 30. Maestro, ti supplico. La mia figlioletta è agli estremi. Vieni a mettere sopra di lei le mani, affinché sia salva e viva. Portami a casa tua. È una vera disgrazia. Ma così giovane, com'è possibile? Non si è potuto fare nulla. Purtroppo al mondo c'è anche questo. Non potevo credere. Figlia mia, figlia mia! Perché fate tanto strepito e piangete? La fanciulla non è morta, ma dorme. Lasciate questa casa. Talita Kumi, levati. Oh.
Dite a nessuno quel che è accaduto oggi in questa casa. Ora datele qualcosa da mangiare. Chi mi ha toccato le bestie? Tu vedi come la folla ti si serra addosso e dici: chi mi ha toccato? Maestro, ho sofferto per un flusso di sangue. 12 anni e sapevo che se fossi riuscita a toccare non fosse altro che le tue vesti, io sarei stata salva. Figliuola, la tua fede t'ha salvata. Vattene in pace. Sii guarita del tuo flagello. Ragazzo mio, io ti dico, levati. Madre! È sorto fra noi un gran profeta. Dio ha visitato il suo popolo. In quel giorno Gesù, uscito di casa, si pose a sedere presso al mare e molte turbe si radunarono attorno a lui, talché egli, montato in una barca, vi sedette e tutta la moltitudine stava sulla riva ed egli insegnò loro molte cose in parabole, dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato buona semenza nel suo campo. Mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico, seminò zizzania in mezzo al grano e se ne andò. E quando l'erba fu nata ed ebbe fatto frutto, allora apparvero anche
le zizzanie. E i servitori del padron di casa vennero a dirgli: signore, non hai tu seminato buona semenza nel tuo campo? Come mai dunque c'è della zizzania? Ed egli disse loro: un nemico ha fatto questo. E i servitori gli dissero: vuoi tu che l'andiamo a cogliere? Ma egli rispose: no, che talora, cogliendo le zizzanie, insieme con esse non sradichiate pure il grano. Lasciate che ambedue crescano assieme fino alla mietitura. E al tempo della mietitura, io dirò ai mietitori: cogliete prima le zizzanie e legateli in fasci per bruciarle. Ma il grano, raccoglietelo nel mio granaio. Il regno dei cieli è simile a un granel di senapa che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è bene il più piccolo di tutti i semi, ma quando è cresciuto è maggiore dei legumi e diviene albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a ripararsi tra i suoi rami. Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende e nasconde in 3 staia di farina, finché la pasta sia tutta lievitata. Tutte queste cose disse Gesù in parabole alla turbe, e senza parabola non diceva loro nulla. Spiegaci la parabola delle zizzanie del campo. Colui che semina la buona semenza è il figliuol dell'uomo. Il campo è il mondo. La buona semenza sono i figliuoli del regno. Le zizzanie sono i figlioli del maligno. Il nemico che le ha seminate è il diavolo. La mietitura è la fine dell'età presente. I mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano col fuoco, così avverrà alla fine dell'età presente. Il figliuol dell'uomo manderà i suoi angeli, che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità, e li getteranno nella fornace del fuoco. Qui vi sarà il pianto e lo stridor dei denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi da udire, oda. Sei tu colui che ha da venire, o ne aspetteremo noi un altro? Andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete. I ciechi recuperano la vista e gli zoppi camminano. I lebbrosi sono mondati e i sordi odono. I morti risuscitano. E l'Evangelo è annunziato ai poveri. E beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Che andaste a vedere nel deserto? Una canna dimenata dal vento? Ma che andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Ecco, quelli che portano delle vesti morbide stanno nelle dimore dei re. Ma perché andaste? Per vedere un profeta? Sì, vi dico, è uno più che profeta. Giovanni è colui del quale è scritto: ecco, io mando il mio messaggero davanti al tuo cospetto, che preparerà la via dinanzi a te. In verità io vi dico che fra i nati di donna non è sorto alcuno maggiore di Giovanni Battista. Però il minimo nel regno dei cieli è maggiore di lui. Or dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora, il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono, poiché tutti i profeti e la legge hanno profetato fino a Giovanni, e se lo volete accettare, egli è l'Elia che doveva venire. Chi ha orecchi da udire, oda. Ma a chi assomiglierò io questa generazione? Ella è simile ai fanciulli seduti nelle piazze
che gridano ai loro compagni e dicono: vi abbiamo suonato il flauto, voi non avete ballato, abbiamo cantato dei lamenti, non avete fatto cordoglio. Difatti è venuto Giovanni non mangiando né bevendo e dicono: ha un demonio. È venuto il figliuol dell'uomo mangiando e bevendo e dicono: ecco un mangiatore ed un beone. Un amico dei pubblicani e dei peccatori, ma la sapienza è stata giustificata dalle opere sue. Guai a te, Corazzin. Guai a te, Bethsaida. Perché se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra voi, già da gran tempo si sarebbero pentite con cilicio e cenere. Però vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, o Capernaum, sarai innalzata fino al cielo? No, scenderai fino nell'Hades. Perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, ella sarebbe durata fino ad oggi. Ma nel giorno del giudizio la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. Io ti rendo lode, o Padre. Signore del cielo e della terra. Perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, Padre, perché così a te è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio. E niuno conosce appieno il figliuolo se non il Padre. E niuno conosce appieno il Padre se non il figliuolo e colui al quale il figliuolo avrà voluto rivelarlo. Venite tutti a me, voi che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. E voi troverete riposo alle anime vostre. Poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Esci da costui. Signore. È per l'aiuto di Belzebub, principe dei demoni, che egli caccia i demoni. Ogni regno diviso in parti contrarie è ridotto in deserto e una casa divisa contro se stessa rovina. Se anche Satana è diviso contro se stesso, come reggerà il suo regno? Poiché voi dite che io caccio i demoni per l'aiuto di Belzebub. E se io caccio i demoni per l'aiuto di Belzebub, per l'aiuto di chi li cacciano i vostri figliuoli? Perciò, essi stessi saranno i vostri giudici. Ma se per il dito di Dio che io caccio i demoni, senza dubbio, il regno di Dio è pervenuto fino a voi.
Quando l'uomo forte e armato guarda l'ingresso della sua dimora, i suoi beni sono al sicuro. Ma quando sopraggiunge uno più forte di lui e lo vince, gli toglie l'armatura nella quale aveva sempre confidato e ne spartisce le spoglie. Chi non è con me è contro di me. E chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, va attorno per luoghi aridi, cercando riposo. E non trovandone dice: ritornerò nella mia casa donde sono uscito. E giuntovi la trova spazzata e adorna. Allora va e prende seco altri 7 spiriti peggiori di lui. Ed entrano ad abitarla. E l'ultima condizione di quell'uomo diviene sempre peggiore della prima. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini. Invece la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà loro perdonata. E a chiunque parli contro il figliuol dell'uomo sarà perdonato. Ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello a venire. O voi fate l'albero buono e buono pure il suo frutto, o fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto, perché dal frutto si conosce l'albero. Razza di vipere, come potete dir cose buone essendo malvagi, poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla? L'uomo da bene, dal suo buon tesoro, trae cose buone. E l'uomo malvagio, dal suo malvagio tesoro, trae cose malvagie. Ora io vi dico che d'ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio. Poiché dalle tue parole sarai giustificato. E dalle tue parole sarai condannato. Maestro, noi vorremmo vederti operare un segno. Questa generazione, malvagia e adultera, chiede un segno. E segno non le sarà dato, tranne il segno del profeta Giona. Poiché, come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così starà il figliuolo dell'uomo nel cuor della terra 3 giorni e 3 notti. I niniviti risorgeranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona, ed ecco, qui vi è più che Giona. La regina del Mezzodì risusciterà nel giudizio con questa generazione e la condannerà, perché ella venne dalle estremità della terra per udir la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è più che Salomone. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde. E per l'allegrezza che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle e, trovata una perla di gran prezzo, se n'è andato. Ha venduto tutto quel che aveva e l'ha comperata. Il regno dei cieli è anche simile a una rete che, gettata in mare, ha raccolto ogni sorta di pesci. Quando è piena, i pescatori la traggono a riva e, postisi a sedere, raccolgono il buono in vasi e buttano via quel che non val nulla.
Così avverrà alla fine dell'età presente. Verranno gli angeli. Toglieranno i malvagi di mezzo ai giusti. E li getteranno nella fornace del fuoco. Ivi sarà il pianto e lo stridor dei denti. Avete intese tutte queste cose? Sì, sì, sì. Sì. Perché siete così paurosi? Come mai non avete voi fede? Guardate la moltitudine. Questo luogo è un deserto. Ed è già tardi. Licenziali, affinché vadano nei villaggi a comprarsi del pane. Non hanno da mangiare. Sfamateli voi. Andremo noi a comprare 200 danari di pane per sfamarli. Quanti pani avete? 5 pani e 2 pesci. Portatemeli. Dividete la gente in gruppi di 50 affinché possa essere sfamata. Signore del cielo e della terra, ti ringrazio per l'abbondanza. Amen.
State di buon animo. Sono io. Non temete. Signore, se sei tu, comandami di venire a te sulle acque. Vieni. Signore, salvami! Oh, uomo di poca fede, perché hai dubitato? Veramente, tu sei il figliuol di Dio. Maestro, quando sei giunto qua? In verità vi dico, voi mi cercate non perché avete veduto dei miracoli, ma perché avete mangiato dei pani e vi siete saziati. Adopratevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, che il figliol dell'uomo vi darà. Poiché su lui Dio Padre ha posto il proprio suggello. Signore, che dobbiamo fare per operare le opere di Dio? Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Qual segno fai tu dunque perché lo vediamo e ti crediamo? Che operi? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto. Egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. In verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, poiché il pane di Dio è proprio quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Signore, dacci sempre di codesto pane. Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai fame, e chi crede in me non avrà mai sete. Ma io ve l'ho detto, ma avete veduto eppur non mi credete. Tutto quel che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di tutto quel che egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il figliuolo di Dio e crede in lui, ebbene abbia vita eterna. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Non è costui Gesù il figliuolo di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre? Come mai dice egli ora, io sono disceso dal cielo? Non mormorate fra voi. Niuno può venire a me se non che il Padre, il quale mi ha mandato, lo attiri. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È scritto nei profeti. E saranno tutti ammaestrati da Dio. Ogni uomo che ha udito il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non che qualcuno abbia veduto il Padre, se non colui che è da Dio. Egli ha veduto il Padre. In verità io vi dico, colui che crede ha vita eterna.
Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Ecco, questo è il pane che discende dal cielo affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo. Come mai può costui darci a mangiare la sua carne? In verità vi dico che se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché vi dico che la mia carne è vero cibo e vera bevanda il mio sangue. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me ed io in lui. Come il vivente Padre mi ha mandato e io vivo a cagion del Padre, così chi mangia vivrà anch'egli a cagion di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo. Non qual era quello che i padri mangiarono e morirono. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Questo parlare è duro. Chi lo può ascoltare? Questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il figliuol dell'uomo ascendere dov'era prima? È lo spirito quel che vivifica. La carne non giova nulla. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Ma vi ho detto che fra voi ve ne sono alcuni che non credono. Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me. Nessuno se non gli viene dato dal Padre. Non ve ne volete andare anche voi? Signore, a chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. Noi abbiamo creduto ed abbiamo conosciuto che tu sei quel Cristo. Tu sei il Santo di Dio. Non ho scelto io voi dodici, eppure un di voi è un diavolo. Chi dice la gente che sia il figliuol dell'uomo? Gli uni dicono Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. E voi chi dite che io sia? Tu sei il Cristo, il figliuol dell'Iddio vivente. Tu sei beato, Simone, figliuol di Giona. Perché non la carne e il sangue t'hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E io altresì ti dico, tu sei Pietro. E su questa pietra edificherò la mia chiesa. E le porte dell'Ades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli. E tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli. E tutto ciò che avrai sciolto in terra sarà sciolto nei cieli. Il figliuol dell'uomo dovrà patire molte cose. Sarà rifiutato dagli anziani, dai capi sacerdoti, dagli scribi e verrà ucciso. E dopo tre giorni risorgerà. Tolga ciò Iddio, Signore. No, questo non ti avverrà mai. Vattene via da me, Satana. Tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini.
Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso. E prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà. Ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio, la troverà. Che gioverà a un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde poi l'anima sua? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché il figliuolo dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli. Ed allora renderà a ciascuno secondo l'opera sua. Io vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il figliuolo dell'uomo venire nel suo regno. Essere risanato. Signore, io non ho alcuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca. Mentre ci vengo io, un altro vi scende prima di me. Levati. Prendi il tuo lettuccio e cammina. È sabato. Lo sai bene che non ti è lecito portare il tuo lettuccio. È colui che mi ha guarito, che mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina. Chi è quell'uomo che ti ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina? Signore. Quante volte, peccando il mio fratello contro di me, gli perdonerò io? Fino a 7 volte. Io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Perciò il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti coi suoi servitori. E avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. E non avendo egli di che pagare, il suo signore disse di vendere lui, con la moglie e i figliuoli e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato. Onde il servitore, gettatosi a terra, gli si prostrò dinanzi, dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Il signore di quel servitore, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli rimise il suo debito. Ma quel servitore, uscito, trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari. E afferratolo lo strangolava, dicendo: paga quel che devi. Onde il conservo,
gettatosi a terra. Lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e io ti pagherò. Ma colui non volle. Anzi, andò e lo cacciò in prigione finché avesse pagato il debito. Ora, i suoi conservi, veduto il fatto, ne furono contristati e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse: «Malvagio servitore, io ti ho rimesso tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo, come ebbi anch'io pietà di te?» E il suo signore, adirato, lo diede in mano degli aguzzini, finché avesse pagato quel che doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste, se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello.